C'è una parte ora di lettura della storia appunto della massoneria, è un saggio scritto da Andrea e Walter Montella, che parte appunto dalle origini fino ai giorni nostri, come diceva Andrea. Se ci fossero, magari se riusciamo, se è facile, se si riesce a leggere senza interruzioni e di mettere domande in fondo è meglio, se no datemi dei segnali e mi fermo. Allora, le origini più antiche della massoneria sono strettamente connesse con le corporazioni di mestiere. Dai collegi artificum dell'antica Roma ai maestri comacini del Medioevo alle accademie del Rinascimento. Secondo alcuni studiosi, la più nota di queste corporazioni, la Fratellanza dei Comacini, famosi costruttori considerati i diffusori dello stile romanico, avrebbe tramandato ai framassoni l'arte di edificare e al tempo stesso il vincolo della fraternità. La riforma del vecchio associazionismo massonico inizia il suo cammino tra il XVI e il XVII secolo per arrivare alla forma moderna nel XVIII secolo. Si sente bene? Il 500 e il 600 sono secoli di grandi modificazioni geopolitiche, sociali e scientifiche, dove la centralità del nostro paese e della cristianità viene messa in discussione e, come sosteneva Galileo Galilei nelle pagine iniziali del Dialogo dei Massimi Sistemi del 1630, le scienze e i commerci italiani correvano il pericolo di essere oscurati dai rivali del nord, una previsione che si rivela presto esatta. Infatti, nella seconda metà del 1600, il centro di gravità del mondo civile si è ormai spostato dall'Italia all'Europa del Nord, perché le rotte commerciali internazionali sono mutate in seguito alla scoperta dell'America e al suo sfruttamento economico. Il Mediterraneo ha cessato di essere, cioè, ciò che il suo nome implica, il centro del mondo. Questo è adesso a nord, ai margini dell'Atlantico. E la diversificazione dei commerci porta al mutamento della concezione politica, non però in Italia nel Mediterraneo, dove si sviluppa una forte reazione. Nuove idee religiose, nuovi principi politici si vanno imponendo nelle nazioni marinare dell'Europa settentrionale. Fioriscono tutta una serie di movimenti settari, dediti alle più svariate pratiche, dall'astrologia, all'alchimia, alla magia, alla cabala. Tra essi troviamo i seguaci del riformatore svizzero Ulrich Zwingli, poi i giansenisti, seguaci della dottrina di Cornelius Jansen, conosciuto come Giansenio, vescovo di Chypre, che affermava che l'uomo era un essere corrotto e quindi destinato a fare il male. Gli ussiti, seguaci del teologo boemo Jan Hus, che mise in dubbio l'infallibilità del Papa, per citarne solo alcune. Tutti questi movimenti erano accomunati dall'avversione verso la religione cattolica e il sistema di potere politico che rappresentava. Con le loro originali teorie e le loro pratiche tentavano di metterne in discussione sia il primato religioso sia quello politico. Proprio una di queste sette, di Rosa Croce, avrà un ruolo importante nella riforma dell'antica massoneria. L'ordine di Rosa Croce, secondo la leggenda, è tracciato in tre documenti: la Fama Fraternitatis del 1614, la Confessio Fraternitatis del 1615 e le nozze alchemiche di Christian Rosenkreuz del 1616, quest'ultimo generalmente attribuito al teologo Johann Valentin Andreev. In questi scritti si narra di Christian... Devi cantare in alto, Andrea. Aiutata, Francesca, con la bella lettera. In questi scritti si narra di Christian Rosenkreuz, personaggio immaginario ispirato alla figura di Sir Francis Bacon, e dei suoi viaggi intrapresi in Medio Oriente per approfondire le proprie conoscenze sul mondo dell'occulto, della mistica, della gnosi e infine del suo ritorno in Germania, dove avrebbe fondato l'ordine nel 1407. L'attività di Rosa Croce in realtà si sviluppa dal XVII secolo e la retrodatazione serve solo ad attribuirgli una legittimazione storico-mitologica, operazione uguale a quella fatta nel recente passato dai nazisti con gli ariani e oggi dai leghisti con l'accostamento ai Celti e con l'invenzione della Padania. I Rosa Croce cominciarono a costruire le logge rosacrociane e a diffondersi in Germania.
A causa della guerra dei Trent'anni dovettero lasciare il paese d'origine e iniziarono a diffondersi in Europa, in particolar modo in Olanda e in Inghilterra. La Germania in quel periodo era divisa sostanzialmente in due fazioni, quella protestante e quella cattolica. I primi anni della guerra videro l'occupazione del suolo tedesco da parte degli eserciti cattolici, che repressero così duramente qualsiasi formazione protestante o ereticale, da vederne quasi l'estinzione. Migliaia di profughi, fra cui filosofi, gli scienziati e gli esoteristi che incarnavano l'illuminismo rosacrociano, fuggirono nelle Fiandre e in Olanda e da lì si misero al sicuro in Inghilterra. Per meglio sfuggire alle truppe cattoliche, i rosacrociani protestanti crearono le cosiddette unioni cristiane. Queste unioni, che costituivano una specie di sistema di logge, erano intese a serbare intatto il corpo della dottrina rosacrociana, che venne trasportata segretamente in salvo all'estero. Così i profughi tedeschi cominciarono ad arrivare in Inghilterra, portando con loro sia le idee rosacrociane che la struttura organizzativa delle unioni cristiane. Oltre alla guerra dei Trent'anni, la diffusione delle concezioni rosacrociane è sicuramente dovuta all'opera del medico e cabalista Robert Flood. Robert Flood nasce in Inghilterra. Vedi il nome? Flood. Robert Flood nasce in Inghilterra nel 1574. È conosciuto come medico e filosofo ermetico neoplatonico. Sicuramente fu uno dei principali pensatori esoterici del suo tempo. Flood raggiunse cariche importanti nella società inglese, tra cui il Collegio dei Medici di Londra. Tra i suoi amici vi era William Harvey, lo scopritore della circolazione del sangue, ben visto dai re Giacomo I e Carlo I, che gli concessero rendite e terreni nel Suffolk. Flood fece parte della commissione di studiosi per la traduzione della famosa Bibbia di re Giacomo. Robert Flood gioca un ruolo fondamentale soprattutto in quanto è gran maestro del priorato di Sion, potentissimo, di cui vediamo il simbolo, potentissimo ordine medievale che conferiva titoli ai sovrani, ma capace anche di chiedere loro atti di sottomissione. Secondo Michael Bigen, Richard Leigh e Henry Lincoln, autori del Santo Graal, i Cavalieri Templari nel 1114 sarebbero già stati attivi come braccio armato dell'Ordine di Sion, anche se la loro costituzione ufficiale verrà negoziata nel 1117, quando l'Ordine sarà ufficialmente creato da André de Montbard, zio di San Bernardo da Chiaravalle e presunto membro dell'Ordine di Sion insieme a Hugo de Pens. L'Ordine di Sion avrebbe conservato la sua base in Terra Santa, nell'abbazia presso Gerusalemme. Secondo i documenti del priorato, il primo gran maestro sarebbe stato Jean de Gisors, 1133-1220, l'ultimo Jean Cocteau, 1889-1963. Ma sempre... scusate un attimo, notate i dipinti di Cocteau, no? Le opere d'arte che faceva, che tipo... No. Il Cristo nel triangolo. Il Cristo nel triangolo, siamo in esoterismo. Ma sempre secondo Bigen, Leigh e Lincoln, nell'eredità messianica, il priorato di Sione, in epoca più recente e dai documenti in loro possesso, sarebbe stato retto da un triunvirato composto da Antonio Merzagora, fratello del più noto Cesare, iscritto alla loggia Giustizia e Libertà, con personaggi come Enrico Cuccia, Gianni Cervetti, Umberto Ortolani, Gaylor Freeman, Pierre Plantard de Sinclair e avrebbe visto tra i suoi 120 affiliati anche Giulio Andreotti. Bello. Il su. La società iniziatica di Rosa Croce elabora una dottrina politico-religiosa conosciuta solo da un ristretto direttorio, il Collegio Invisibile, che ha come scopo prioritario quello di... Aspetta, il direttorio è quello di Grillo, no? Di queste... Il Collegio Invisibile, che ha come scopo prioritario quello di costruire le basi per un controllo totale di tutte le politiche applicate nelle varie nazioni, fondendo in un unico corpo il potere religioso e quello politico. Possiamo dire che la dottrina di Rosa Croce ricorda molto le attuali teorie sul governo mondiale proposte soprattutto dall'establishment statunitense. Il termine usato per definire questo concetto rosacrociano è sinarchia. Il termine deriva dal greco syn, insieme, e arché, comando.
ma i Rosa Croce sono anche i portatori di quelle eresie gnostiche all'interno delle tre principali religioni monoteiste che arrivano fino ai giorni nostri nelle pseudo-religioni come la New Age, che rappresentano un loro strumento all'interno del quale queste teorie sono riproposte e veicolate. Eresie gnostiche che possiamo considerare nell'asserzione: l'uomo è Dio, figlio di Dio, e non vi è altro Dio che l'uomo. Tanto che nella New Age enciclopedia il concetto è esplicito: ogni persona è Dio. La logica conseguenza di questa forma di pensiero è che se l'uomo è Dio, qualsiasi cosa faccia è per realizzare il bene, perché Dio non può fare il male. Questo modo di pensare, gravido di ogni potenza, è una delle basi culturali delle nuove classi dominanti. Di fatto, è attraverso questo principio di trasformazione del male in bene che la nuova classe dominante, conscia della propria egemonia, passa dalla critica del sistema sociale precedente alla giustificazione delle proprie nefandezze. Giustifica le sue guerre, organizza complotti su scala planetaria, pratica con i suoi servizi segreti i più orribili omicidi, tentando di dimostrare che il crimine da lei praticato è un fatto positivo, democratico e civile, quindi carico di valori universali, divini, ai quali tutti devono passivamente aderire. Sul dollaro c'è scritto "In God we trust". È questo Dio di cui... In God we trust è la successiva interpretazione. Nel XV e XVI secolo l'Inghilterra e l'Olanda sono i paesi più attivi sotto il profilo politico e sociale nel contrastare le politiche del papato e si avviano a diventare i nuovi astri della politica mondiale. Ed è proprio in quest'epoca che si presentano sulla scena della storia, con tutto il loro peso politico e sociale, i grandi banchieri e la borghesia manifatturiera. Con l'avanzare della borghesia inizia anche il declino delle forme politiche precedenti, le monarchie assolutistiche. Nasce nei nuovi soggetti politici il bisogno di democrazia meglio capace di rappresentarli. È l'inizio, da un lato, dell'era delle rivoluzioni sociali, ma anche di nuove teorie politiche e di originali forme organizzative, tutte comunque all'insegna della continuazione del dominio sulle classi sottostanti. L'apogeo di tutto questo processo si ha con la rivoluzione americana e con quella francese. Contemporaneamente prende forma anche un nuovo soggetto sociale, il proletariato, che verrà utilizzato dalla borghesia per i suoi fini politici, ma che sarà in seguito portatore di istanze autonome e che nel XIX secolo e nei primi anni del XX secolo raggiungerà la sua massima espressione grazie al contributo teorico, politico e organizzativo di uomini come Karl Marx, Friedrich Engels e Lenin. Tra il 1500 e il 1600 la lotta ideologica si fa sempre più serrata e il nascente capitalismo vede tra i suoi più originali e geniali assertori due figure di primo piano: Giovanni Calvino, il riformatore religioso nato a Noyon in Francia, che a Basilea in Svizzera organizzò il suo movimento che ebbe una rapida diffusione in Scozia, Olanda, Francia, nella Nuova Inghilterra e nell'Africa del Sud, e l'aristocratico inglese Francis Bacon, il lord cancelliere vissuto alla corte di Elisabetta I e Giacomo I. Bacon è stato sicuramente uno degli elementi più brillanti del suo tempo. È proprio lui a elaborare quella ideologia del progresso e della scienza applicata all'industria che ha dominato a lungo in Occidente. Profondo conoscitore della Bibbia, il lord cancelliere intuisce e sviluppa una più moderna forma teoria del dominio, studiando il passo della Genesi dove si parla dei tre angeli diretti a Sodoma per conoscere lo stato di profonda depravazione della città e relazionare i fatti visti a Dio. Per Bacon il ruolo svolto da questi tre angeli, quello di veri e propri agenti segreti, si fa particolarmente interessante per le implicazioni politiche che ne scaturiscono. E qui si vede anche la pazzia di questo. Fanno prescettini giù il foglio, io vedo qual è la foto che deve fare. E questo suo convincimento lo esplicita magistralmente nella Nuova Atlantide, dove descrive un'isola utopica, Ben Salem, parola composta che in ebraico significa figlia di Salem. Salem è nella Bibbia l'equivalente simbolico di Gerusalemme. Ben Salem è la terra felice dove il governo politico di forma monarchica è coadiuvato da un ordine di saggi, detto la Casa di Salomone, che si dedica allo studio e alle modificazioni della natura. Ben Salem è uno stato ignoto a tutti gli altri, che sono invece lì ben conosciuti. Il segreto delle conoscenti di Ben Salem, il saper tutto sugli altri restando a loro invisibili, è affidato a preti scienziati della Casa di Salomone,
che si recano nel mondo in missione senza svelarsi, assumendo le caratteristiche delle genti tra cui si mescolano. I fratelli dell'ordine non vogliono farsi conoscere agli altri popoli, ma vogliono studiarli minutamente per capire loro tutto ciò che può risultare utile. Da questo poi tutti i film sugli alieni è spasso breve. No, le spie, il spionaggio. Sì, sì, ma anche simbolicamente il film sugli alieni, cioè queste figure. Ma questo modo di procedere è il segreto della potenza. Avere il massimo delle informazioni sugli altri e nel contempo fare in modo che gli altri non sappiano nulla di noi. L'infiltrazione che si risolve in dominio è l'essenza della massoneria. Francis Bacon è stato anche un grande teorico dei moderni servizi segreti, e questo proprio grazie alla conoscenza che aveva degli ordini religiosi, in particolare dei gesuiti. Questo si evince dal suo scritto sui mezzi per arrestare e sottoporre a giudizio la grandezza della Spagna. Il manoscritto era il che fare per un'eventuale invasione del Perù e del Messico. È proprio l'idea dei servizi segreti organizzati che lascia aperta la porta a un'altra necessità per l'emergente borghesia inglese, quella di avere un ordine religioso internazionale a propria disposizione. La nuova classe dominante ha bisogno di darsi una struttura animata da forti motivazioni di tipo etico, ben sapendo che in quanto protestante non poteva creare un ordine religioso di tipo tradizionale, come poteva essere appunto i gesuiti, per evidente incompatibilità. Referenti ultimi dei gesuiti erano Dio e il Papa, mentre i referenti per gli anglicani erano e sono i monarchi. L'ordine fu quindi la massoneria, che riproduceva al suo interno questo spostamento. L'ufficializzazione della massoneria, così come la conosciamo oggi, avviene il 24 giugno 1717. Alcuni liberi muratori londinesi e scozzesi, appartenenti a quattro logge diverse, decisero di riunirsi collettivamente in una solenne assemblea. Appartenevano alla massoneria elementi della nascente borghesia e affiliati alle corporazioni artigiane. Si trattava di membri di officine che erano soliti riunirsi in taverne dai nomi pittoreschi come l'oca e la graticola, il melo, la corona, il bicchiere e le uve. La riunione si tenne presso l'oca e la graticola. In quell'assemblea vennero prese una serie di decisioni importanti. La prima fu quella di fondersi con la società alchimista di Rosa Croce, ottenendo da un lato i vantaggi economici che i rosacrociani portavano grazie al loro stato sociale elevato in quanto nobili ed ecclesiastici, e dall'altro introducendo nella massoneria le idee gnostiche di cui questi settari erano zelanti custodi. La seconda fu di decidere, con votazione palese, l'elezione di un gran maestro nella persona di Anthony Sawyer. La terza decisione dei convenuti sancì la nascita della grande loggia d'Inghilterra, avente la sovranità di loggia madre del mondo. Da questo momento viene tolta l'autonomia alle singole logge e si stabilisce il ruolo universale della massoneria, ma è anche l'inizio delle persecuzioni per tutte quelle organizzazioni interne o vicine che non ne riconoscono l'autorità. I primi documenti ufficiali della massoneria appaiono un poco più tardi, nel 1723, ad opera del pastore presbiteriano James Anderson, che ne scrive la Costituzione, e del rosacrociano Jean-Théophile Desaguliers, allievo di Isaac Newton, vero organizzatore della massoneria speculativa. Quest'ultimo era membro della Royal Society, associazione sorta a Londra, però per di alcuni rosacrociani. In essi confluirono uomini di scienza propensi all'esoterismo. Desaguliers incarna il doppio volto scientifico e mistico dell'utopia baconiana, studio della natura fisica e studio della psicologia umana, studio sperimentale e utilitario, che non mira alla conoscenza come valore autonomo e autoappagante, ma alla modificazione e al dominio. Quando la moderna massoneria fu creata, recò una risposta anche a pressanti esigenze di ordine interno. Infatti, una parte degli ambienti ecclesiastici che la organizzano, di tendenza moderata, occupano una posizione intermedia nel quadro del protestantesimo inglese, a cerniera tra l'alta chiesa e le sette puritane, di cui non condividono le posizioni politico-religiose, ma sentono vivamente il problema di garantire da una parte il nuovo assetto sociale capitalistico, affermatosi con la rivoluzione condotta da Oliver Cromwell, contro Carlo I, e dall'altra di evitare i pericoli di una lacerazione interna.
essi introducono una concezione filantropica del cristianesimo che attutisce le asprezze dell'interesse egoistico e ne offre insieme la legittimazione. La massoneria, come ordine religioso di nuovo tipo, propone una soluzione a tali problemi di coesione sociale offrendo la vivente esemplificazione di un'etica capitalistica cristianizzata, impiantata saldamente nella società e resa unitaria grazie a una versione lata, onnicapiente del cristianesimo. La Chiesa Stato inglese avrebbe dovuto costituire il polo di riferimento del protestantesimo europeo e formare la forza d'urto contro la Chiesa di Roma e le monarchie cattoliche, in particolare quella francese, dopo la revoca dell'editto di Nantes. L'editto di Nantes, il 13 aprile 1598, voluto da Enrico IV di Francia, che aveva consentito la pacificazione tra gli ugonotti e i cattolici, sancì la libertà religiosa per tutti i sudditi. La sua revoca da parte di Luigi XIV nel 1685 a Fontainebleau provocò di colpo l'emigrazione di oltre 30.000 calvinisti francesi. Ma in questo periodo storico un'altra battaglia si deve svolgere a favore del nascente capitalismo, una battaglia di tipo teologico con enormi implicazioni pratiche, quella sul rapporto tra guadagno economico e salvezza dello spirito. In altre parole, se si poteva servire allo stesso tempo Dio e Mammona. Il quesito viene risolto dal protestantesimo e dall'etica calvinista, che introduce l'idea della predestinazione, per cui ogni individuo è già salvo o dannato dall'origine. Per Calvino la prova per sapere qual era il proprio destino era ottenere il successo nella vita pratica. Da qui la corsa ad emergere nella società per ottenere la verifica concreta della propria salvezza. La predestinazione si trasforma nella ricerca più spinta della propria caratterizzazione, così che l'etica religiosa cattolica, che pone i valori fuori dalla vita materiale nel trascendente, ovvero nell'aldilà, si ribalta in un'etica terrestre dell'aldiquà. Quindi, secondo questo teologo economista, lo scopo del capitalismo diventa religioso, l'accumulazione e il reinvestimento di conseguenza diventano dei fini in sé. Con la formulazione di questi principi, la divisione del lavoro diviene uno strumento indispensabile perché valorizza l'imprenditività, ma nel contempo legittima anche la diseguaglianza e lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo che vi sono insite. Si ottiene però un disastroso risultato, quello di distruggere il solidarismo cristiano e come conseguenza quello di promuovere la frantumazione settaria della Chiesa, spezzando l'etica della fratellanza universale, contrapponendovi un'etica individualistica o di gruppi ristretti che come ulteriore conseguenza portano alla lotta tra i vari gruppi e limiti estremi. La competizione, la violenza e la repressione diventano, in quanto teologicamente giustificati, l'unico motore della storia. Detta con parole più semplici, sono stati divinizzati il denaro e la concorrenza. È proprio tra il 1500 e il 1700, in perfetta sincronicità con la nascente massoneria, che nascono e si espandono le borse, i tempi dove viene officiata dai moderni sacerdoti del capitalismo la liturgia in onore del più potente degli dei, il denaro. Ad Anversa nel 1487 nasce la borsa come oggi la conosciamo. La città fiamminga diventa la città più importante d'Europa. Nel 1561 fu fondata la borsa d'Amsterdam, che sostituì quella di Anversa come importanza. A Londra, nella seconda metà del secolo XVI, Thomas Gresham, finanziere e consigliere della regina Elisabetta I, fonda nella City il Royal Exchange, che nel 1773 assume il nome attuale di Stock Exchange. Nel 1685 venne fondata la Borsa di Berlino, nel 1699 quella di Basilea, nel 1762 quella di Vienna, nel 1792 quella di New York, meglio conosciuta come Wall Street, dal nome della strada in cui si trova. Che era quella, Wall Street era la strada dove veniva praticata la tratta degli schiavi. Si compravano e si vendevano la borsa. In onore dei loro metodi precedenti. Ma nel suo modo di procedere, il nascente sistema capitalistico, se da un lato, grazie ai suoi teorici utopici, descriveva società paradisiache,
Nella realtà produceva le crisi, la frantumazione in mille rivoli di interessi contrastanti e conflitti continui. E sono queste lotte che rendono necessario un tipo di democrazia guidata, capace di selezionare i propri capi. Nasce quindi il bisogno del capo carismatico, capace di far superare rapidamente le difficoltà, di rompere gli impedimenti. È in questo periodo che nasce la figura moderna del dittatore, che dall'interno di un sistema parlamentare riesce ad accentrare il massimo dei poteri. Il primo caso fu quello di Oliver Cromwell in Inghilterra, esponente della nascente borghesia, che per primo fece tagliare la testa a un re, Carlo I. La massoneria si espande abbastanza rapidamente in tutto il mondo. Nasce nel 1728 nella disattenzione dei più la Gran Loggia di Francia. In Spagna le prime logge si formano nel biennio 1727-28. Tra il 1732 e il 1733 templi massonici vengono eretti in America, in Italia, in India, a Calcutta, in Russia, dove l'ordine conosce un subitaneo grande successo grazie alla tradizionale propensione slava al misticismo, alle riunioni segrete e alle pratiche occulte in genere. Possiamo quindi dire, senza incorrere in errore, che la nascita della massoneria moderna, con il segreto nucleo di utopismo che continua ad animarla, è strettamente connesso allo sviluppo e all'affermarsi del sistema capitalistico. La massoneria è la fucina in cui si elaborano, grazie ai suoi preti scienziati, tutti i progetti economici, politici, ideologico-culturali necessari alla conquista del potere e al suo mantenimento da parte della borghesia, una classe minoritaria e fortemente elitaria. La massoneria, grazie al segreto iniziatico e alla coercizione del giuramento, riesce a ottenere dai propri affiliati una forte disciplina interna, utilissima nell'infiltrazione dei partiti, degli apparati statali, delle associazioni professionali e culturali, arrivando fino agli ordini religiosi. La forza della massoneria come partito della borghesia, che opera costantemente in clandestinità, lontana dalla vista dei profani, sta nella pratica di un linguaggio segreto, fatto di simboli, toccamenti e uso cabalistico dei numeri. Attraverso la sua simbologia, la massoneria riesce a parlare al di sopra di tutte le contingenze storiche con un linguaggio unico ed universale che presenta anche le caratteristiche dell'immutabilità. Infatti, una volta formulato il pensiero di base in simboli, esso viene trasmesso senza modifiche sostanziali. Questo linguaggio simbolico consente agli affiliati di poter entrare in un tempio in qualunque parte del mondo e partecipare ai lavori di loggia, anche se officiati da persone appartenenti a culture diverse. Il simbolismo è usato dalla massoneria abbondantemente all'interno del sistema mediatico per favorire la veicolazione ai fratelli dei progetti politici ed economici che i vertici dell'organizzazione hanno deciso di sostenere. E qua vediamo una serie di esempi. Vedete ad esempio una cosa molto interessante, come fanno il saluto, no? Il saluto, ma è un saluto che tende a significare l'unità della classe e che non c'è possibilità di uscire dallo schema fatto dal relatore. In questo caso abbiamo il presidente degli Stati Uniti con il pugno chiuso. Col pugno chiuso. No, fanno il saluto in questo modo. Questa è la livella massonica, la livella e compasso, come avete visto sono i simboli base, no, della massoneria. Questo sta a significare la livella e il pugno chiuso è l'unità della classe borghese. I comunisti in contrapposizione alzano il pugno sinistro dritto, che è molto più democratico, no, perché potevamo farlo così, ma è un po' ridicolo. Quindi la classe è orizzontale, il maglio, e fa il saluto del pugno chiuso, che è la classe proletaria. Quindi, come vedete, i comunisti anche nella simbologia manifestano la differenza con la borghesia in modo totale, e questa cosa insomma va capita. Avete visto poi tra i vari simboli la stella del cerchio, no? Ma poi non è esatto, che è il pentagramma massonico. Nel disegno del pentagramma massonico si forma il pentagono, no? Che guarda caso è la struttura militare, no? E di comando negli Stati Uniti, no? Perché gli Stati Uniti, che sono appunto un paese fortemente impregnato di poteri massonici, tutte le declinazioni anche architettoniche sono fatte con questa funzione
di manifestare la propria potenza, come facevano gli imperatori dell'antica Roma, che mettevano fuori i propri ritratti, no? Le proprie effigie in tutto l'impero. Il problema è che molte organizzazioni, perché sulla bandiera rossa c'è il simbolo della stella,